Secondo giorno a Zurigo, cioè a Wädenswil. Ieri sera poi non ho registrato tanto perché siamo andati al cinema a vedere The Lion King, il Re Leone, bellissimo, è stato veramente bello. E poi abbiamo passato la serata al lago di Zurigo, è stato molto bello e soprattutto romantico. Oggi ci siamo ripresi da ieri e andremo a visitare Lucerna ed è molto bella, dicono, quindi andiamo a vedere. Prima facciamo una bella colazione con brezel e se non lo sapete io ne vado letteralmente matta. E poi un bel chai tea latte dallo Starbucks self-service che è presente nella stazione di Wädenswil. Da qui i treni passano ogni mezz'ora con cambio a Talwil ed il biglietto costa circa 20 euro a tratta. Anche da Zurigo ci sono dei treni che partono ogni mezz'ora ed il biglietto costa sui 24 euro. Il viaggio può durare dai 45 minuti ad un'ora. Appena usciti ci troviamo davanti ad un bellissimo e monumentale arco che ha costituito l'entrata principale della vecchia stazione, pensate fino al 1971, quando venne purtroppo distrutta da un incendio. Conosciuta per essere la città più pittoresca e romantica della Svizzera, Lucerna è un piccolo scrigno nel cuore del paese. La porta d'ingresso della Svizzera centrale, sul lago dei Quattro Cantoni. Penso sia una destinazione da tenere davvero in considerazione per il prossimo inverno, per svariati motivi. È una città a misura d'uomo, perfetta per delle belle passeggiate al freddo in prospettiva di una cioccolata calda fumante. Il panorama del lago con le montagne innevate come sfondo è davvero da non perdere. L'architettura di questa città la rende perfetta ai miei occhi per climi rigidi e un po' cupi. E poi è una città bella, tranquilla, facile da visitare, relativamente vicina a noi, ma questo vale in tutte le stagioni. Nell'immagine cittadina di Lucerna spicca il Kappelbrücke, ponte della cappella, realizzato in legno in epoca medievale. Riccamente decorato di dipinti è considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi d'Europa. Esso collega il centro storico e la parte moderna. Non tutto il ponte però è originale, è stato infatti ricostruito quasi completamente a seguito di un incendio dovuto ad una sigaretta gettata a terra nell'agosto del 1993. Lungo tutto il percorso si possono ammirare una serie di affreschi realizzati nel 600 a opera di Heinz Heinrich Wegmann. Ciao! Come mai una bandiera inglese in Svizzera? Questa è una cosa molto strana, c'è anche una bandiera italiana. Ai ai ai. No, non italiana, Irlanda. Sembrava rosso. Però vabbè, è strano. Chissà perché. Sull'altra sponda del fiume Reuss troviamo la bellissima chiesa dei Gesuiti. Risalente nel 1666, fu la prima chiesa barocca ad essere costruita in tutta la Svizzera. Bene, è ora di buttarsi a capofitto nel centro storico. Prendi una delle tante stradine acciottolate a caso, abbellite da fontane, case a graticcio dipinti e bellissime vetrine, e passa da una piazza all'altra. Weinmarkt, Mühlenplatz, Hirschenplatz e Kornmarkt sono le principali. Nel centro storico di Lucerna ho vagato come il mio solito senza meta e ne è valsa veramente la pena. Sin
da quando ho messo piede a Lucerna sono stata attirata dal fiabesco castello di Magenhorn, arroccato sulla collina. Bene, ho scoperto che una suite con vista lago viene circa 1000 euro a notte. Sono innamorata di queste casette. Ci sono molte attività da poter provare, come battelli, pedalò e altro ancora, per scoprire tutte le sue bellezze paesaggistiche. Vi lascio con una chicca su Lucerna. Sapete che sul lago dei Quattro Cantoni, secondo la leggenda, comincia la storia della Svizzera quando il famoso eroe nazionale, Guglielmo Tell, in una notte del 1307 uccise Gessler, il balivo austriaco del Canton Uri, che lo teneva prigioniero e al quale l'uomo aveva rifiutato di sottomettersi. Dopo il famoso episodio della freccia che colpì la mela sulla testa del figlio.